tutti amici di Vivere il Camper, benvenuti e bentornati sul canale. Il viaggio in giro per la Sicilia continua. Ci troviamo oggi a Buccheri, in provincia di Siracusa, nonché è stata nominata capitale mondiale dell'olio extravergine d'oliva nel 2015. Marilena, cosa abbiamo visto oggi? Allora, è una cittadina, veramente un piccolo paesino ricchissimo d'arte e di storia. Intanto vediamo che è adagiata sulle pendici del Monte Lauro. Sì. È famosa anche per le niviere, che nei tempi passati, attive fino agli anni 50 del 1900, del secolo del Novecento, fornivano il ghiaccio non soltanto agli ospedali, ma anche a scopi culinari, per realizzare quindi le granite, i gelati e così via. Ma la cosa più bella di Buccheri sono le sue chiese, che sono veramente spettacolari. La più grande, quella che domina il paese, è la chiesa di Sant'Antonio Abate. Purtroppo non abbiamo potuto visitarla. Non abbiamo potuto visitarla dall'interno, perché erano chiuse. Però sappiamo che c'è all'interno un prezioso crocifisso ligneo del XV secolo. E poi grandiosa questa scalinata che sale lungo questa fantastica chiesa. Poi un'altra chiesa, una chiesa che mi riguarda, la chiesa di Santa Maria Maddalena. Una chiesa del 1400. Anche questa maestosa. È bellissima, ha una facciata stupenda, un prospetto stupendo, e all'interno racchiude un'opera d'arte fantastica, una statua in marmorea realizzata dal Gaggini, raffigurante appunto Santa Maria Maddalena. Poi, non ultima per importanza, la chiesa madre, la cui facciata però non è del tutto finita, però anche all'interno di questa della chiesa madre ci sono delle opere d'arte veramente considerevoli. Bellissimo. Poi abbiamo visto in piazza Roma la fontana dei quattro cannoni. Dei quattro cannoni, una fontana anche questa del XV secolo circa. E quindi veramente un paesino ricco di arte e di storia. E vi consigliamo vivamente di venire a visitare Buccheri. Adesso noi, Marilena, facciamo vedere ai nostri amici con il nostro drone un po' il paesino dall'alto. Bellissimo. Quindi ci vediamo tra un pochettino per i saluti finali. Okay. Quindi via col drone. Ciao. Per gli amici camperisti, parcheggio camper è veramente comodo, ampio, facile da arrivare, quindi accessibile con grande tranquillità. Anche per la notte non ci sono assolutamente problemi, quindi sotto questo aspetto è proprio all'inizio eccezionale. Del paese. Senza, mi raccomando, non ci sono servizi, quindi né carico di acqua né scarico per le acque. Quindi è soltanto sosta. Comoda sosta. Ampio parcheggio, molto 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 bello. Dopo le immagini dall'alto con il drone, ci siamo trasferiti in notturna, Marilena, perché ne valeva veramente la pena. Qui a Buccheri un presepe statico. Un presepe diverso dal solito. Abbiamo seguito le indicazioni della Via della Luce e ci siamo immersi nei piccoli vicoletti di Buccheri. Abbiamo scoperto tanti mestieri. Ma siccome per causa delle restrizioni Covid, chiaramente, anziché fare un presepe vivente, hanno realizzato un presepe statico. Un'ottima idea. Un'ottima idea. Perché è ricco di particolari. Nel frattempo che noi stiamo commentando, girano le varie immagini che ho fatto delle foto. Veramente molto curato.
durato, quindi siamo stati piacevolmente sorpresi da questa bella iniziativa. Quindi complimenti all'amministrazione comunale di Buccheri, perché è veramente un'ottima idea. Quindi, e dirvi ragazzi, un saluto qui in notturna e con questa natività, con questa bellissima natività alle nostre spalle, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale di Vivere il Camper e ovviamente attivate la campanella. Ciao, ciao, al prossimo video, ciao a tutti, ciao ciao.